In Italia ancora non sono stati capiti, mentre in altri paesi, come la Francia, hanno messo da parte le mode e lo stile, concentrandosi su quello che serve davvero nel commuting cittadino, la sicurezza e la versatilità. Parliamo degli scooter a tre ruote, che in questi ultimi anni sono cresciuti di numero, pronti a darsi battaglia in città, dove una ruota in più rappresenta una rivoluzione, come ci dimostra questo nuovo Quadro 350S che stiamo per provare. Rendere bello uno scooter di questo segmento non è cosa facile. L'ingombro delle due ruote anteriori obbliga infatti i designer a scelte forzate, che rispettino la ciclistica ma allo stesso tempo risultino convincenti per una clientela che spesso vede con diffidenza questi scooteroni. Il 350S, più di Piaggio e Peugeot, i suoi concorrenti principali, utilizza linee molto tese e molto dinamiche all'anteriore proprio per ridurre gli ingombri. Qui troviamo un faro sdoppiato, un cupolino di medie dimensioni e un abbondante scudo che offre una protezione per le gambe perfetta. Il posteriore poi è molto filante dal look sportivo, forse limitato un pochino soltanto dalla piastra portapacchi, troppo massiccia. La posizione di guida è ottima, direi rilassante. Anche i piedi e le gambe sono al posto giusto, anche se lo spazio non abbonda, mentre la sella è ampia e ben imbottita. Tutti i comandi sono al posto giusto. Peccato solo per la grafica della strumentazione che, per quanto leggibile, non è proprio l'ultimo grido. Soprattutto per quel che riguarda gli indicatori della temperatura esterna e dell'acqua. In quanto a versatilità, il vano sottosella è abbastanza ampio, quanto basta per due casche integrali e un antipioggia. Se però volete di più, basta aggiungere il top case posteriore da 50 litri, offerto come optional a 190 euro. Per le moto si sa, la parte più emozionante, spesso e volentieri, è qui nel motore. Ma, in questo caso, è meglio spostare l'attenzione un pochino più avanti. Senza nulla togliere i 27 cavalli del motore di questo Quadro, che sono gustosi, le sospensioni oleopneumatiche HTS forse però lo sono di più. La Hydraulic Tilting System, brevettato da Quadro, si basa su di un quadrilatero con due bracci, sui quali agiscono due ammortizzatori oleopneumatici, collegati idraulicamente ad un serbatoio che, quando si curva, distribuisce l'olio presente da un ammortizzatore all'altro. Tutto chiaro? Forse sì o forse no. Forse però è meglio a provarsi che a dirsi. Quindi, giù il piede, sul freno di stazionamento e via andare. I primi minuti in sella a uno scooter a tre ruote sono sempre particolari, quasi faticosi. È come se si dovesse imparare nuovamente a guidare nel traffico. Le traiettorie vanno continuamente pennellate e ritoccate e non si sa mai quanta confidenza concedere in piega, perché forzare l'angolo di inclinazione, almeno all'inizio, non è proprio naturale. Poi capisci come funziona, quanto puoi usare. Allora ti viene da chiederti perché se ne vedono così pochi di scooter a tre ruote, soprattutto in Italia. La stabilità è esemplare in città. Piegare con decisione sui San Pietrini o sulle temibili rotaie del tram non è più un problema. In questo contesto è ottimo anche il comfort. I nuovi ammortizzatori posteriori offrono infatti un buon assorbimento sulle buche o sul pavè. Gli ingombri di questo 350S sono paragonabili a quelli dei maxi scooter oggi sul mercato. Quindi se vi state chiedendo se è possibile fare dribbling tra le auto, la risposta è sì. Basta aiutarsi anche un pochino col corpo e il gioco è fatto. A differenza del Piaggio, su questo Quadro 350S l'avantreno è meno fluido e impone di anticipare un pochino la traiettoria in curva, proprio perché l'olio degli ammortizzatori anteriori reagisce in maniera diversa rispetto ai cuscinetti dell'MP3. Qui non c'è il blocco elettroidraulico delle sospensioni, ma c'è l'HTC che comunque permette di tenere i piedi sulla pedana. Basta stare in piano, tenere i freni tirati e non agitarsi troppo. La stabilità e la sicurezza sono comunque elevate, grazie anche all'impianto frenante a tre dischi. Per sfruttare tutta la sua potenza, meglio usare la leva di sinistra, che agisce sull'intero impianto, mentre il pedale è poco modulabile. Peccato solo che l'ABS non è disponibile, un option offerto dalla concorrenza e ormai indispensabile nell'uso quotidiano, soprattutto cittadino.
Questo Quaddo 350S merita di essere provato. Ha uno stile italiano e ha tutte le carte in regola per stupirvi nel traffico cittadino, sia che siate motociclisti ma anche automobilisti, visto che è guidabile con la sola patente B. Rispetto ai competitor però manca l'ABS e qualcosa nella componentistica è ancora migliorabile. Dettagli che potrebbero non passare inosservati, visto il prezzo non proprio basso di 7.190 euro.